Un evento atteso dopo tanti anni che non veniva assegnato un campionato a Messina, e lo facciamo nei migliori modi e soprattutto in una cornice che non mi stancherò mai di dire importante e bellissima da tutti i punti di vista. Quindi abbiamo una gara che porta il titolo di campionato regionale, viene svolto in un percorso unico che è, scusate il giro di parole, unico. Forse ce ne sarà un altro in tutta la Sicilia, ma sicuramente non di questa portata. È un percorso dove, simile a una pista di atletica, dove sono già stati realizzati tempi molto importanti, e un percorso che chiaramente vede la sinergia di moltissimi attori in campo, dal comune ai vigili urbani, alla Torre Bianca, che è la società che organizza questo quarto memorial, e alla federazione, ad associazioni di volontariato, tutto per far sì che la macchina sia ben oliata, che gli atleti possano correre in assoluta sicurezza, divertirsi e rendere grande questa manifestazione che già nel titolo lo è. Come dicevo anche in conferenza stampa, questo dà un maggiore lustro agli atleti della federazione, perché nel proprio statino personale viene registrato qualunque tempo essi loro realizzeranno, e questo poi concorrerà lì dove è previsto alla stesura di graduatorie nazionali. Quindi ecco la valenza di una gara della federazione, e soprattutto per quegli atleti che hanno uno scatto sportivo più importante. Io ricordo che l'anno scorso questa gara è stata vinta da un over 35, quindi aveva più di 35 anni, con un tempo di 34 minuti, quindi di fatto rende questa gara molto veloce. Sicuramente quest'anno, avendo una connotazione nazionale, ci aspettiamo magari tempi più importanti, perché sicuramente ci sarà la partecipazione di atleti che hanno hanno tempi importanti. Ripeto di nuovo questa parola, perché non se ne possono utilizzare altri, perché l'impegno sportivo per tutti è veramente faticoso, e quindi arrivare a certi risultati richiede impegno.